ragazzo per le azioni intraprese, da una parte mi sento confortato, dall'altra mi sento terribilmente preoccupato. Perché? Perché è bene che ci sia un occhio vigile, anche e soprattutto perché molti dei nostri concittadini non si rendono conto del danno che fanno e dei costi che l'amministrazione poi deve sostenere, oltre che i pericoli anche di processo penale. Per il povero sindaco che non è arco, non ha centro. Loro ce li hanno, sono anche qualche volta anche un po' troppo, qualche volta anche un po' troppo. Però è bene che ci siano, perché abbiamo il dovere sacrosanto di tutelare il nostro territorio, come diceva Sua Eccellenza, è veramente straordinario. Abbiamo un dovere sacro. Come amministrazione lo so io quello che ho penato per la questione delle macchine. Però, che ha le altre doti, è quello di essere un chiodo a tutte le ore, in tutto, tanto che a un certo punto lo sento, ho detto che si fa, non ci venire più, perché se no non si fa. Però sono contento che so che stanno in buone mani e servirà a una cosa bella. È evidente che vi porto anche il saluto del nostro sindaco, che come sapete questo è un momento delicatissimo sotto tutti gli aspetti, amministrativi, politici, elettorali, eccetera. E quindi qualche cosina da fare ce l'ha. Auguri. Grazie. La Civilis, tutto il corpo, in particolare Pepino Marasco, ha dei grossi meriti che lui sviluppa gradualmente ma molto efficacemente. Però diamo atto anche ai giovani che parlano. Evidente, io non posso elogiare i nostri vici. Questo mi fa molto piacere. Siccome se ne parla sempre male, mi fa piacere che un cittadino parli. Perciò, dato che so che il Comune ha attivato un servizio particolare per quanto concerne la ricerca dell'Etherbit e via dicendo, e stanno ottenendo dei buoni risultati, le azioni combinate tra enti pubblici privati e amministrazione comunale danno quei frutti che alludeva tanto Sua Eccellenza. Dobbiamo far cambiare la mentalità di chi va e scappa, di chi va e scappa. Auguri a tutti. Ecco, è bene che anche il popolo viene a conoscenza di una realtà, perché molti insomma, non sanno, cioè, noi, a volte, eccellenza, la cosa brutta è che nessuno, siamo tutti distratti, tutti abbiamo da fare, cioè, nessuno più si informa, nessuno più legge, nessuno più, cioè, leggevo su una rivista che addirittura il futuro abbiamo un popolo più ignorante, meno attento di quello precedente, cioè, perché o sarà Facebook o sarà internet, cioè, ecco, non lo so, i nuovi, cioè, le nuove tecnologie portano a nuove fasi di comportamento ed è una cosa brutta questa. Io sono fortunato perché ritengo che avere un'aula di circa 40 allievi, da più piccole 18 anni a pensionati, eccellenza, noi abbiamo un pensionato che dice io sto senza fare niente, voglio fare la guardia, voglio tutelare il territorio, i giovani, quelli che ci sono, ma altra gioventù non vuole fare niente. Vogliono ubriacarsi, vogliono ballare, discoteca, pizza, questo e tanto, ma non vogliono impegnarsi nel sociale. Esatto, nel sociale e nei servizi di pubblica utilità. Insomma, concludo, grazie. Grazie a voi. Ascoltare due parole buonasera. Ciao. Comunque, mi pare doveroso in un contesto come questo che è con noi molto collato. Noi come azienda abbiamo impiegato questi anni, perché non è che
non è che si risolvono in pochi momenti. Noi siamo una pubblica amministrazione, ogni operazione che facciamo richiede i tempi di attuazione, il rispetto delle leggi, cioè come se fossimo il Comune. Anzi, come sempre dico io, noi siamo il Comune, siamo l'assessorato del Comune, perché siamo una società in comune. In questi anni, con la mia amministrazione, diciamo, noi abbiamo realizzato l'acquisto di un capannone che da non molto vedrà in funzione un impianto di selezione dei rifiuti, per cui avremo un'attività di tipo vera e di tipo industriale. Abbiamo realizzato già 2 giorni fa l'avvio della raccolta del vetro porta a porta per le attività commerciali, così cominciamo a lavorare concretamente. Saranno molto, andranno in esercizio altre iniziative. Tutto questo lo abbiamo fatto partendo da un presupposto soltanto: noi siamo un'azienda al servizio del territorio, e in questa logica io dissi qualche tempo fa, io poi questo, il personaggio Marasco lo conosco da quando era ragazzina, è stato sempre uno molto presente, ma con una testa grande, qualche volta e anche lunga. Beh, io voglio dire quello che ho detto a lui in privato prima di Natale. Ho detto: tu da noi avrai un contributo, perché l'opera perché io so che voi fate i sacrifici, non avete una lira, fate tutto in modo gratuito, però la benzina per andare nelle campagne a vedere, a verificare, siamo quella almeno vogliamo, per cui no. Dopo le votazioni, noi si dice nelle pieghe del bilancio troveremo una forma di convenzione, di riconoscimento all'opera che stai facendo con tutti i tuoi collaboratori. E per quanto riguarda l'AS Eccellenza, noi stiamo a disposizione di tutti, a partire dall'amministrazione che ci governa, ma poi a disposizione di tutti i cittadini verso i quali continuiamo a fare non le preghiere come lui, ma un altro tipo di preghiere, quello di avere un attimino di attenzione in più al modo di essere cittadini contribuenti o cittadini utilizzatori dei servizi che noi andiamo. Io mi auguro che questo possa avvenire, perché si tradurrebbe anche in un'economia di base per tutti, a prescindere poi se continueremo o meno questo servizio nelle diverse forme che la legge ci impone. Grazie, scusate. Effettivamente le autorità invece noi abbiamo l'aula scolastica, ringraziamo. Presidente, auguri a tutti voi, buon lavoro. Grazie.